Poi. Astenuti? No, astenuto favorevole. Allora, aspetta un secondo solo. Vabbè, allora, un astenuto e un contrari? Contrario. Favorevole? Allora, possiamo ripetere la votazione, no? Perché sinceramente... Allora, dalla numero 63 alla numero 68. Favorevoli? Bene. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. Perfetto. Sì. Adesso passiamo invece dalla 69 alla 74 del 22/12/2021. Votazione? Favorevoli? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due. Sempre la consigliera Di Biase, non ho visto. Penso che sia favorevole. No. Aspetta. Abbiamo diviso il punto che era il 2, adesso è diventato il 3, la lettura dei verbali. Siccome hanno unito due sezioni di due consigli comunali, allora abbiamo diviso la votazione. Prima abbiamo votato dalla numero 63 alla 68. Adesso stiamo votando. Ok? Favorevole? Buon, favorevole. Ok. Passiamo al punto numero 4. Mozione protocollo 13.427 in data 10/12/2021, presentata dai consiglieri comunali Perini, Giada e Montemezzi Emanuele, Marconcini Mirko e Mirko Filippo, ad oggetto mozione relativa alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione. Prego i consiglieri di leggere la mozione. Questa è quella che è stata spostata, mi sembra. No, allora... Quella della lettura, segna così, abbiamo scalato tutto, no? Quindi la lettura è diventato il punto 3, ok? Il punto 3, adesso è il punto 4, mozione vostra. Quella della trasparenza. Sì, la presento io. Allora, mozione relativa alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione. Il Consiglio Comunale, consigliera Perini, scusate, il Consiglio Comunale, considerato che il principio di trasparenza degli atti amministrativi rappresenta un principio costituzionalmente previsto dall'articolo 97 della Carta Fondamentale, nonché esplicitato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 13, numero 33, tenendo presente che, a far data dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, articolo 32 legge 69/2009, considerate le linee programmatiche 2021-2026 presentate dalla maggioranza nella seduta consiliare del 30/11/21, il cui capitolo 1 evidenzia l'impegno dell'attuale amministrazione al pieno coinvolgimento dei cittadini nella gestione della res pubblica, mediante la promozione di una gestione trasparente del sito web del Comune, al fine di rendere accessibile a chiunque le delibere e gli altri atti adottati dal Sindaco e dalla sua Giunta, tenuto presente che il rispetto di tali principi risponde ad un'esigenza di piena osservanza del diritto di informazione e di controllo dell'operato dell'amministrazione in carica, di cui godono i cittadini ed in particolare i consiglieri di opposizione, al fine di poter espletare compiutamente la propria funzione, vista la riscontrata difficoltà degli iscriventi di avere accesso alle delibere di giunta pubblicate sia nella sezione delibere che nell'albo pretorio del sito del Comune di Nogara, in ragione talvolta dell'assenza dell'allegato stesso e talaltra dell'impossibilità di aprire il file senza scaricare il programma Dike, il quale, anche se scaricato, in alcun modo garantisce una piena, immediata e facile lettura delle delibere,
Derivando pertanto da quanto sopra esplicitato una violazione dei principi costituzionali richiamati, invita il Sindaco e la Giunta Comunale a rendere pienamente accessibili e facilmente leggibili le delibere di Giunta in tutte le sezioni del sito ufficiale del Comune di Nogara destinate ad ospitarle, al fine di ripristinare un pieno e fattivo rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione. I consiglieri comunali Giada Perini, Emanuele Montemezzi, Mirko Filippo Marconcini, Nogara 9-12-2021. Prego, segretaria. Ecco, io faccio giusto una premessa, così un excursus normativo per chiarire un attimo dove ci troviamo sul discorso trasparenza. Allora, volevo evidenziare innanzitutto la differenza tra pubblicazione all'albo pretorio online dalla pubblicazione sul sito istituzionale. Allora, la prima, quindi la pubblicazione all'albo pretorio online, ha la funzione di pubblicità legale, quindi rendere legalmente conoscibile il contenuto di tutte le delibere adottate dal Comune nei confronti di tutti i cittadini, ai sensi questo dell'articolo 124 del TUEL, che appunto stabilisce che tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. E anche ai sensi dell'articolo 32 della legge 69 del 2009, che come sappiamo ha statuito che dal 1 gennaio 2010 questi obblighi di pubblicazione di tutti gli atti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione appunto nei propri siti informatici, quindi si è abbandonato l'albo pretorio cartaceo per quello online. La seconda funzione, il secondo tipo di pubblicazione, ha una, ovvero quella che trova la fonte normativa nel decreto legislativo 33 del 2013, che è stato citato nella vostra mozione, ha una diversa funzione, non è pubblicità legale, ma è pubblicità conoscitiva. Quindi non ci sono, cioè ha proprio una funzione diversa. Ed è come statuito dal decreto legislativo 33, ha proprio la funzione di garantire il diritto di accesso civico e anche la pubblicità, la trasparenza e la diffusione di tutte le informazioni da parte quindi di tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare l'articolo 23 di questo decreto legislativo 33 stabilisce che le pubbliche amministrazioni aggiornano e pubblicano ogni sei mesi, poi a seconda dei dati, insomma, ci sono diverse tempistiche. In una specifica sezione dell'amministrazione trasparente gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e anche dai dirigenti, quindi tradotto delibere, atti, ordinanze, determine dei responsabili, ecco, tutti gli atti amministrativi. E in particolare cioè tutte dovrebbero essere insomma pubblicate, in particolare i provvedimenti finali di scelta del contraente, quindi tutto ciò che attiene ai bandi di gara, procedure di appalto e gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati. Allora, però cioè, sul tema è intervenuto anche il garante della privacy più volte su questa diversa funzione della pubblicità sui siti informatici e ha ulteriormente precisato questa differenza, perché è importante tenerla distinta, la diversa funzione che hanno queste due pubblicità. E, appunto, bisogna distinguere la pubblicazione per ragioni di trasparenza da quella per ragioni di efficacia legale, con lo scopo appunto di evidenziare i distinti piani delle due pubblicazioni. Questo perché l'eventuale presenza di dati personali nelle delibere non può diciamo durare oltre i termini consentiti dalla legge. Infatti, mentre la pubblicazione delle delibere di giunta che dovesse contenere eventuali dati personali, trova la sua fonte normativa, quindi la sua giustificazione nell'articolo 124, che prevede la pubblicazione per 15 giorni. Il perdurare, diciamo, di questi atti sul sito oltre i 15 giorni, qualora contenga dati personali, configura, diciamo, una violazione della norma. Ecco, quindi questa è un po' la premessa normativa per quanto riguarda la distinzione delle due pubblicità. Dal punto di vista pratico, da una verifica effettuata sul nostro sito del Comune di Nogara, diciamo che innanzitutto sono pubblicate tutte le delibere, come tutte le
ordinanze, tutti gli atti amministrativi che hanno efficacia, che hanno, diciamo, che per essere efficaci hanno bisogno della pubblicità legale sull'albo pretorio in modo corretto, assolutamente corretto, e anche in formato PDF, perché si parlava della difficoltà di, diciamo, aprire i formati. Quindi questo è stato verificato ed è assolutamente, diciamo, così, insomma, non ha nessun tipo di problema. E sono comunque ulteriormente accessibili anche tutte le altre, tutte le informazioni che prevede la legge da pubblicare nella sezione dell'amministrazione trasparente, e in due partizioni, sia nella sezione, adesso vi leggo insomma il percorso, sia nella sezione delibere, che è proprio sul sito, sull'home page, e poi anche nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione provvedimenti degli organi di indirizzo politico, poi tutti i provvedimenti, e lì c'è l'elenco di tutte le delibere adottate dal comune, e ovviamente limitatamente all'oggetto, al contenuto, sono dati sintetici, però diciamo sono tutti elementi che consentono a chi ha necessità di fare richiesta all'ufficio segreteria di avere il contenuto integrale. Ecco, questo è quello che è lo stato di fatto del nostro sito, ecco. Giusto per capirci, quando parla di pubblicità conoscitiva, parla di pubblicità notizia, giusto? Con funzione informativa, in ambito giuridico, ok. Chi è che determina, cioè non ho capito una cosa, io ho capito la distinzione che lei ha spiegato, però come si fa a capire quindi se una determinata delibera rientra nell'ambito della pubblicità conoscitiva oppure nell'ambito della pubblicità legale? Perché per esempio mi ricordo che il bilancio non era leggibile sul sito, è da lì che è partita poi il nostro provvedimento. Il bilancio, che dovrebbe essere accessibile a tutti, per esempio, non era accessibile. Allora, innanzitutto la delibera di approvazione del bilancio è regolarmente pubblicata per i 15 giorni all'albo pretorio, questo è assolutamente sicuro. E in più forse il percorso non è stato corretto nel momento in cui si è andato a visitare il sito, perché ci sono le varie sottosezioni e c'è la sottosezione bilanci dell'ente, e lì troverà tutte le informazioni relative al bilancio, cioè non nella sezione delibere ma nella sezione bilanci, cioè nel sito amministrazione trasparente è quello generale, poi ci sono le varie sottosezioni. Quindi se lei ha necessità di avere informazioni sul bilancio, nella sezione bilanci troverà tutte le informazioni aggiornate al 2021. Quindi, cioè, siccome nella mozione si parlava di delibere, allora io le ho fatto un discorso generale sulle delibere, però se lei ha interesse ad avere informazioni specifiche su determinate materie, lei troverà le varie sottosezioni, quindi magari non trova la delibera, però trova tutto ciò che è contenuto nella delibera per avere le informazioni di cui ha bisogno. Esempio, il bilancio c'è, quindi glielo posso dire perché è stata fatta la verifica insomma quest'anno, e insomma, perché poi sono diciamo obblighi di pubblicazione che vengono anche verificati, monitorati, perché sono oggetto di attestazione, quindi il bilancio le posso garantire che c'è. Sì, se posso intervenire, no, era il discorso che dicevamo però... noi. Allora, va bene, dai. Prego. No, il discorso che dicevamo noi è di avere la possibilità, oltre il discorso dei 15 giorni, solo come consiglieri. Cioè, la richiesta era quella di poter accedere, oltre al discorso dell'albo pretorio, sappiamo che sono i 15 giorni. C'era discorso del programma DIC, com'è che si dice, che effettivamente c'erano delle problematiche per aprire i file, ma quello che chiedevamo noi era la possibilità solo da parte dei consiglieri di accedere ai file oltre il discorso dei 15 giorni. Beh, già come capogruppo voi ricevete tutte le delibere, quindi quelle le ricevete tutti come capogruppo. Poi, ecco... potete tranquillamente fare le vostre richieste in segreteria e vi saranno mandate, perché magari avete interesse non a tutte ma solo ad alcune, quindi voi dall'oggetto che sono integralmente pubblicati potete già insomma avere...
No, appunto, allora su questo argomento stiamo analizzando tutto il sistema informatico perché, come si diceva, al di là il PNRR che speriamo che dia anche un aiuto a tal proposito, no? Dobbiamo ancora vedere quello che riguarda il digitale e l'informatica, però è detto da più parti che arriveranno con dei contributi, quindi anche il sistema informatico comunale subirà dei mutamenti, delle trasformazioni. Adesso faccio fatica a dirvi esattamente cosa, però la nostra intenzione è rendere chiaramente sempre più fruibile il sito e anche l'apparato informatico, non solo per i consiglieri in minoranza, ma anche insomma, per quelli in maggioranza. Quindi non è escluso che un domani veniate forniti una password dove si può andare dentro un archivio particolare che vi fa accedere anche a cose magari come quando si legge il giornale che si va nella parte archivi, no? Per dire. Però vai dentro con una password, cioè noi non possiamo dare la possibilità a tutti di entrare, perché sennò altrimenti dovremmo andare a correggere le delibere agli anni 80, perché lì mettevano i nomi, i cognomi e anche con miglia di Isea. Cioè, quindi cerchiamo di farlo questo, è anche qui un mutamento quasi, diciamo, un po' epocale, perché passiamo dalla carta al digitale, bisognerà abituarsi a guardare i file, a controllarli, non ci sarà problemi per stamparli e quindi si andrà in un'altra direzione, però io ve lo posso anticipare ma non vi posso garantire. Quindi anche con questa mozione, anche se può essere condivisa nel suo insieme, purtroppo non possiamo votarvela favorevolmente, perché quando parlate di trasparenza e dite di rendere finalmente trasparente, no? Quindi sembra che noi adesso copriamo le cose, però in realtà non è così, è solamente che ci sono stati più episodi e qualcuno qui ha conoscenza di quello che è successo. Dobbiamo andare a depennare tutti i nomi e cognomi delle persone citate nella delibera. Purtroppo a un dipendente comunale, che insomma adesso è anche in pensione, è successo che non ha depennato un nome, è rimasto visibile e la persona si è sentita, cioè si è vista scritta, no, a monitor, e quindi ha preso carta e penna e ha scritto alla privacy. Da lì è nata una, diciamo così, una denuncia che poi si è trasformata in una sentenza definitiva con, mi sembra, 20.000 euro insomma, che sono stati spesi dal comune per questo discorso. Quindi anche qui si è creato un precedente dove adesso ne parleremo di meglio, qui abbiamo presente Filippo che assieme con me sta studiando la cosa, ne parleremo di meglio anche con gli altri capi settore, anche col segretario, per vedere una linea da seguire, che non può essere quella di avere che compaiono i nomi, ok? Cioè nome e cognome non devono comunque esserci, perché sennò si rischiano queste cose. Quindi io non me la sento adesso di dire a loro: prendete tutte le delibere, cancellate, fate brigate. È un processo che però un po' alla volta andrà fatto. Sì, hai colto perfettamente quello che volevamo chiedere. Capisco che magari adesso avevi un po' di difficoltà, se Fidema, nel senso che magari anche con un accesso, logicamente, o anche con lo SPID, ad esempio, che ormai penso che lo SPID è da tutti, solo per i consiglieri, e per non andare tutte le volte magari a chiedere fisicamente gli uffici, che già sono oberati del loro lavoro, se si potesse informaticamente accedere con lo SPID, quindi siete sicuri che entriamo noi con la nostra identità, per non rompere le scatole più di tanto ai dipendenti, ecco tutto qua. Sì, sì, comunque hai colto quello che volevamo chiedere. Va bene, quindi noi dobbiamo votare, ma non favorevolmente. Io prima intanto non parteciperò alla votazione, perché per me è assurdo continuare a parlare della allora. L'amministrazione dovrebbe essere trasparente. Nelle vostre linee programmatiche 2021, partecipazione e trasparenza, voi scrivete promuovere l'informazione utilizzando ogni mezzo, sia cartaceo che digitale, al fine di raggiungere la totalità dei cittadini. Continuare, potenziare la disponibilità, eccetera. Allora, dico, io non parteciperò alla votazione, perché secondo me questa è una questione che è stata già posta non da me ma da chi mi ha preceduto nella passata amministrazione, dall'altra lista, ok, civica, che era l'opposizione e di cui faceva parte anche la collega qui insieme ad altri,
è stato già posto il problema e voi il problema, dopo una diatriba che è andato avanti mesi, lo avete risolto per un periodo, dopodiché tutto è ritornato come prima. Allora, intanto io dico una cosa, il decreto legislativo 33/2013, sono già passati 10 anni, dice che i dati all'articolo 8, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione, dice che i dati, le informazioni, i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, io voglio capire, un contratto, una gara d'appalto, un contratto per asfaltare la strada, ma qual è il problema? Allora, i dati sensibili sono quelli che riguardano il nome, il cognome di una persona, la sua, l'orientamento religioso, l'orientamento politico, l'orientamento, eccetera, eccetera, lo sapete meglio di me. Inutile che... Allora, i dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Allora, io non partecipo perché dal mio punto di vista non posso stare, non è questione di arroganza, di aggressione. Io non... è chiaro che io ho una situazione, tra virgolette, di privilegio, perché se io telefono in segreteria e chiedo un documento, sono disponibilissimi tutti, la segreteria, il centomo, a dire vieni qua, ti do il documento e ok. Io non faccio questa battaglia, non la sto facendo per me, la sto facendo per i cittadini. Per chi è a casa, ma no, ma capisco allora, che hai qualcuno che ha bisogno di vedere gli atti, allora, lo sappiamo. Non c'è problema, l'ha detto anche la Zada prima, il nome e cognome. Sì, ok, è vero che lo sapete, però dovete le daremo la password da lui anziché a te. Se, però posso dire, chiedo, e c'è la firma di tutti quanti qui consiglieri, l'accesso diretto da remoto, tramite password a protocollo informato, e lo inoltro al comune il 30/11/2021, nessuno ha risposto. Questa, come si chiama questa? Io è stato protocollato, va bene, inoltrato il 30/11/2021, protocollato. Allora, dico io, ma un consigliere comunale che chiede l'accesso diretto da remoto tramite password, l'abbiamo chiesto tutti e quattro, dovrebbero avere almeno una risposta motivata. No, non possiamo perché, sì, possiamo perché... Cioè, ma invece una non risposta dal 30 novembre mi pare che è un atteggiamento, non so, uno quando la maggioranza deve anche rispettare la minoranza, andare incontro alle richieste, dare perlomeno una risposta anche negativa, ok? Allora, a questo punto io dico semplicemente che vi diamo ancora un po' di tempo, però se voi ci dite, allora, se io vado nel sito della provincia, e parlo della provincia di Verona, non dell'Emilia Romagna, nella provincia di Verona, e vado a guardare tutte le delibere, io me le posso scaricare, ce ne sono 365 fino, mi pare, al 2016, ma non col dike che apri e non mi dà niente, perché non ci ho provato io, ci abbiamo provato in tanti, sto benedetto programma dike, e non scarica sto file. Allora ho detto, sarò io che sono una persona del Novecento che non sono digitalizzata. Ho fatto provare a chi è digitalizzato, non c'è riuscito. Neanche lui, no, è per quello che telefona qua. Allora, però io che non sono digitalizzata al punto e non sono un'esperta, se vado nel sito della provincia, io comunque... Neanche lui ancora male. C'è il PDF, c'è il PDF, schiaccio, mi viene fuori il PDF e reggo tutto. Ma scusate, sì. Perché non si fa una roba del genere anche... No, ma hai ragione. A parte che mi dispiace che non si sia ancora risposto, perché diceva il segretario che aveva predisposto punto, la risposta. Quindi vuol lo dire so. Che io, a questo punto, dovremmo chiedere l'intervento dell'ANAC, di qualcuno ma che... Ma sì, insomma, lo so, manda i carabinieri, manda la Guardia di Finanza, ma non è questione di arroganza, no, Flavio. No, è questione di arroganza, non veramente. È... Ah, sì, che sì. Tu non mi rispondi da 3 no, mesi. No, non è questo. Vabbè. Non è questo. Ok, va bene. Non è questo, guardami Vittoria. Okay. È quando si telefona agli uffici e si fa gli arroganti e si dice io vado a denunciare lì. E tu stai dicendo la stessa cosa stasera. E quindi non mi piace... No, è meglio che taci te.
perché non sta intervenendo. Vedi che ogni cosa che dice la maggioranza te si sempre lì. Ecco, sto parlando con Vittoria, tu non c'entri assolutamente niente. E io sto dicendo un discorso, ascolta, dove qua che qualcuno che si fa avanti, che non è presente, non è fra di voi, che vuol sapere, altrimenti to. Allora, lì va bene allora, vero? No, lì va bene. No, e non allora, neanche quell'altra parte, perché te arrivi fino a un certo punto, ma probabilmente, te arrivi allora, solo a puntare il dito contro la maggioranza, sempre così. Sto parlando con lei, non c'entri niente, te alzi, te fai lo volte far. Flavio, ti comunico che l'accesso diretto... Sì, perché sto parlando con una persona e ci stai disturbando. Vabbè, allora fai quello che vuoi, Vittoria. Documentandomi, ok? Va bene, passiamo alla votazione. No, posso chiederti solo perché non hai risposto dal 30... Perché ho appena chiesto alla segretaria, ha detto ho preparato la risposta e probabilmente adesso mi informo e non ho capito perché... E aspettavamo allora, anche un parere dell'ANCI. Allora, quindi non è che ci disinteressiamo, no, delle volte può succedere, però essere sempre lì col ditino puntato a volte dà anche un po' fastidio, hai capito? Perché alla fine gli uffici soprattutto... Non, a me può, no, non a me. Non a me. È quando si telefona e si pretende dal segretario degli uffici continuamente quelle cose, perché se no... E vabbè, allora fai niente. Quello che vuoi. Vai, io da chi vuoi, hai capito? Io non se questo è un niente. Sistema che vuoi usare con i nostri uffici, avanti, allora, cosa vuoi che ti dica? Ti sto dicendo. Ma dai, Emanuele, guarda, veramente Emanuele, stai andando sopra, te sai come la pentola a pressione? Adesso interrompiamo la Vittoria e di quello che devi dire, Emanuele, vai, di, parla. Vai, sono qua che ti ascolto. Grazie Flavio. Ho fatto una mia considerazione personale su quello che e sul tuo gruppo. Dimmi. Ok, in merito al discorso che hai accennato prima del discorso delle denunce. Bene. Ok. Dimmi cos'è questo discorso delle denunce che lei da tutta la campagna elettorale che ti continui a dare a Drio. Voglio saperla anch'io sta storia. Ma una telefonata che io avrei ma fatto. Ma te lo sei incattivo. No, me la ripeti allora. Te la senca ti. Me la ripeti? Te la senca ti. Allora vuoi che ti dica la mia versione? Sì, dimmi la tua versione. Te la ripeto io? Sì. Vuoi che te la ripeti io? Se te vuole entrare nel allora, merito... a un certo punto io prendo una tessera della Lega, visto che siamo in confessionale qua. Viene fuori un volantino anonimo, come quelli che stanno girando, anche adesso, no? Perché viene fuori un po' di volantini scritti e un po' di anonimi. Mai fatto volantino allora, anonimo? Se vuoi che te lo spiego io... Parlo io, se no parli te e ti lascio campo libero. Dopo parlami, prego. Va bene. Anche se non c'entra niente questo discorso. Non ne hai mai fatti, ma ne hai pubblicati. Allora, succede che una sera torno a casa e mi dicono come mai Emanuele Montemezzi pubblica una lettera, un volantino anonimo, che ne era pochissime copie per Nogara, no? Qualcuno l'ha vista, ma non tante. Emanuele torna a casa, scannerizza questo volantino... dove dice che il sindaco di Nogara ne è un volta cabana perché ha preso la tessera della Lega, resa maestà ai leghisti di allora, e dice, post, ho trovato questo nella mia posta, qualcun altro ha trovato questo? Volantino anonimo? No, lui la sa bene la storia, anche altri. Allorché mi sono permesso di chiamare, ho detto, Emanuele, guarda che stai pubblicando un post su internet in cui scrivi no, che il sindaco Leon Voltacabana perché ha preso la tessera della Lega. Dopo intervieni, se no te parlavi prima. Allora mi dici, beh, perché non posso mia... Ho detto, puoi fare quel che te vuoi, per carità, però sei passibile anche di una denuncia se continui così. Ecco dove è saltato fuori il discorso. Perché prendere un volantino anonimo in cui si... sputtana tra virgolette un'altra persona e c'è nome e cognome e dire beh lo trovo a far caso e lo posto bene allora se io trovo e queste sono state le parole se posso ripeterle qua se io trovo che Emanuele Montemezzi è un figlio di e sua moglie Ide e lo pubblico e lo posto faccio bene perché chiedo alla gente l'avete trovato anche voi dove c'è scritto Emanuele Montemezzi è figlio di. Ti sembra una cosa corretta, Emanuele? Tu, oltretutto, l'hai lasciato, quel volantino, te ne sei fregato ampiamente della mia telefonata,
e se tu noti, da quella telefonata io non ti ho più chiamato. Io ho solo chiamato te di risposta alle tue telefonate, perché ho detto da questo momento io Emanuele Montemezzi non lo chiamerò più. Va bene? Prego. Ok. Allora, io non volevo tirare fuori questa questione tra me e te. Tira fuori a tutti sta. Però, visto scusa, che... ogni consiglio, ogni riunione quindi, che facevate era sta storia. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, non mi riferisco a quella storia, pure mi riferisco anche a questa. È l'unica telefonata che ti ho fatto. No, no, ti ho fatto telefonare anche ad altre persone, no, no, chi era consigliere. Scusa, hai detto a te. Stiamo parlando di te. Certo, adesso parlo allora... di me e dopo parliamo qua di chi altri. Quante te ne ho fatte di chiamate? Sentiamo. Te me ne è fatta una e ti dico anche la risposta che ti ho detto. Questa. Io ho preso, i fatti sono questi. C'era un volantino anonimo, come hai detto tu. Io l'ho preso e l'ho pubblicato sulla mia bacheca. Dopo circa mezz'ora mi hai chiamato, ok? Mi ha detto, hai capito cosa hai fatto? Io ti ho detto, no, in che senso? Mi hai detto, hai pubblicato una cosa, Noghera mia ha scritto sul volantino figlio di o offese personali. Noghera mia, ti mi hai fatto un esempio, ma quando ti dire figlio di, non era mia così quel volantino lì. Ho fatto un esempio, è chiaro okay. Che non era così, ma quindi porca io ho preso questo volantino e l'ho pubblicato su Facebook. Punto, tu mi hai chiamato, la risposta che ti ho detto io, non sarà neanche consigliere allora, ti ho detto, Flavio, scusa, ma non permetterti più di chiamarmi, dimmi se sbaglio le... per dirmi, perché mi hai detto, tu sei passibile di denuncia... No, ho detto... No, no, hai tu detto, hai vuoi, detto... Vuoi che lo tolga? No, siccome te la... No. Vuoi che lo tolga? No, 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 no. Devo no. toglierlo? No, la no. questione adesso, siccome l'hai tirata fuori tu, io vado avanti. Tu mi hai chiamato... Come sindaco, io non ero neanche consigliere, perché se fosse sta consigliere sia stata diversa. Ma racconta, niente consigliere o meno, ma perché tu sei Emanuele Montemezzi, avevo il tuo numero, ma no? Ma mi ascolti? Scusa, cosa c'entra il consigliere? Tu mi hai dato la tua versione, io adesso fornisco la mia. Ma non c'entra niente che non ti fossi mia consigliere, quello vuoi dire? Dai, vai. Sì, difatti è ancora più grave, perché ti, in qualità di sindaco, grave. Tu mi hai detto, dimmi se sbaglio. Sì. Sei passibile di denuncia. Ho detto, sai quindi cosa hai fatto? Quindi tirelo via. No, assolutamente. Allora sei falso anche. Sono falso. Allora sono sei sempre anche falso. Falso. Perché te mi hai detto, vuoi che lo tiri falso. Via? Mi ti ho detto, te fai quel che te vuoi, sì. Che le tacca. Mi hai detto sei passibile di denuncia? Sì. Quante altre volte l'hai detto a qualcun altro sei passibile di denuncia? Bene, allora fai i nomi e cognomi e portiamo qua. Ah, bene, qua attenzione però, Emanuele, stai andando in un terreno molto difficile. No, perché se qualcuno ti ha riferito qualcosa che non è vero, dopo rispondi te. No, non è qualcuno. Non è qualcuno. Chi era è? un consigliere. Parla. Vammi avanti. Ma perché te lo sai benissimo. Ma cosa? Il consigliere chi? Su un altro volantino che avevamo buttato fuori noi come gruppo e tu hai fatto la chiamata dicendo... Ah sì, beh, è il tuo vicino qua. Ah beh, è quella che te la smette qua? No, ma ne parliamo anche di questa. Flavio, ne parliamo anche di questa. Che si sta a tirarla fuori e se te volti sì. E tiro fuori anche no, basta. Facciamo anche questa, dai. Non la sia mia. E manca, fermo tutto stasera, la serata delle verità. Esatto. Per chi ci ascolta da casa, offerto centrale, segretario, mi scusi. La verità, andiamo su questo, dai, quella, vai avanti, vai solo avanti. Solo quella che te ghetti la verità. No, adesso ti dico per filo e per segno quella storia lì, tanto che Marconcini qua. Se te devo tirarla fuori, tira sì, fuori. Sì, no, te le tira fuori a ti, mi va avanti. Mi te lo tira fuori. Fammela contare a Marconcini allora. No, contela a ti. Te la racconto io, e vieni fuori, posso? È uscito un volantino della Lega e a un certo punto ho detto, guarda che... telefono a Marconcini, guarda che ho visto una copia di quel volantino, mi sembra che sia un po' un tantino forte, e allora fa, adesso fa mia tutta la discussione, l'ha detto, fa come vuoi, tanto i nostri volantini sono firmati dal CIP di Verona, e quindi ti può denunciare nessuno, anche se avessene avuto delle cose, a parte che non sarei stato io a farlo, perché proprio era solo una telefonata di cortesia tra me e Marconcini, dopo se ne intenda come vuole Marconcini, però è così. Allorché Marconcini telefona, o non so, no, anzi Marconcini mette giù il telefono con Flavio Pasini guarda il volantino che le era arrivato, che si era anche a via,
E vedo che Ghe è il CIP di Nogara, non di Verona. Quindi vuol dire che tu sei responsabile di quello che stai scrivendo, né più né meno come quelli che stai facendo te da casa tua. Non c'era scritto Verona, c'era... No, lascia stare il volantino. Andiamo sull'oggetto. Allorché che telefono e che dico, guarda che il volantino che è scritto Nogara, non Verona. Lasciami un attimo di tempo, allorché telefona Simone Falco, telefona Marconcini, così, e le dicono a quello che è in sala qua, tira via dal baule i volantini che ne aveva appena fatto non so quanti, giusto? Non metterli nei bar, butterli via. Tanto che è vero che Carlo, che è qui presente, è venuto da me e mi ha detto, te mi hai fatto buttare via un baule pieno di volantini. E mia, chi lì mi abboni di fare opposizione. Non può parlare, però ti può annuire dopo quando vi troverete. E fa, ho buttato via tutto perché i miei buoni di fare opposizione. Quindi lì è stata una cosa interna vostra, ok? Ma io e Mirko ci siamo chiariti allora, non siamo più tornati sull'argomento. Quindi non so perché te tiri fuori una storia tra me e lui, sinceramente. No, forse potrei rispondere a Marconcini più che ti, cosa ho sito l'avvocato del diavolo, no, adesso, no, di tutti, tu te sei tutto di tutti. Ma te no. Consigli la Zada, Marconcini, la vittoria è troppo lontana, però te firmo le robe, basta che sia contro la maggioranza, giusto? Questo è il tuo modo di operare, va bene? Difendi allora l'operato della Lega di allora, che non era neanche il tuo partito. Tu non ti sei mai iscritto alla Lega, però te sei lì che te sburtavi, come fa qualche d'un, vai, vai, dai, prego. Vedo che sei un po' agitato. No, sarò così fino alla fine del consiglio, perché andiamo, mi hai toccato giustamente le corde giuste stasera, quindi avanti così. Andiamo avanti. Bene, dopo, non so, Mirko, vuoi rispondere subito o... No, allora, cioè, volevo stare qui fino a domani mattina, volevo il caffè, la brioche, no, i giornali, Flavio, e dopo andiamo avanti e rispondiamo. Visto che rispondete, visto, cioè, che anche gente che ne sì, ascolta, certo, che, un po' di correttezza. Ti rispondiamo come sono i fatti. Oh. Il nostro gruppo aveva fatto un volantino, in merito a cosa? Ai compensi di quei che c'ha per i comuni, no, che va lì per spartirsi i schemi. Me lasci parlare. Mi devo andare? Ma scusa, mi hai fatto una domanda, te rispondo dopo, me lasci tu parlare. Sì. Allora non chiedermi niente, vai avanti da solo. Ti hai risposto, hai detto, voi avete fatto un volantino molto forte. Non mi sembra sia stato un volantino molto forte, perché l'oggetto di quel volantino lì, e dietro c'era la delibera di giunta, era l'aumento degli stipendi. Detto questo, avevamo... Il vostro bestseller, che vendete tutti gli anni. Posso andare avanti? Detto questo, avevamo buttato fuori, penso... pochi volantini, 150, 200 forse. Allora i miei tanti, Carlo, cosa hai detto? Avevi il baule pieno? Carlo Lequam risponde no, pure, guarda il telefono, però vabbè, mi ha detto che avevi il baule pieno, i miei buoni a fare opposizione e avanti. Esatto, certo, perché siamo i miei buoni a fare opposizione. Ma no, domandi che ero lui, no? Lo sai perché? Per me siete molto abili. Lo sai perché? Mm. Perché tu hai preso il telefono, sempre come sindaco, okay. Hai telefonato a un consigliere comunale. A Marconcini detto... è qua di fatto. L'ho appena detto, continuo a ripetere le parole. Ma che no, appena no, detto. Cioè, ripetiamo mia... tutto il brodo. Ma non te lo ripeto, mia allora, te guarda, spiego. Mirko, puoi rispondere te per te stesso. Spiego, perché guarda, lui continua a ripetere le robe minuti, degli altri. Perché siamo qua fino a domani mattina. Perché te dà fastidio la verità? No, a me mi dà fastidio il modo che hai di porti, perché hai stai detto, portando... No, non ho il modo di pormi. Hai detto... Se stai facendo, hai sento detto, se dice una volta, il latte e nozzi. Posso andare avanti? Sì. Hai indicato al consigliere in qualità di sindaco, Mirko, io avevo fatto altri volantini, te lo dico in dialetto. E il Mirko ti ha detto sì. Bene, allora sappi che ma la giunta che devi andare dai carabinieri a denunciarvi. Ma, scusate, ma non è capace no? Mirko di dire queste no, cose che le dici? No, visto domanda, che c'era il telefono con lui. Hai detto questo o no? Ma scusa un attimo. Mi rispondi. Ti rispondo, siccome c'è Mirko qua presente, fa fatica a dire lui la mia telefonata. Cioè, non c'entri assolutamente niente con questo. Io no, non ti ho chiamato, ho chiamato Mirko. E Simone c'era nel gruppo, c'era Camina nel gruppo. Ma volete essere a casa? Allora la gravità è questa che ti sto dicendo io.
che tu ancora una volta due consiglieri e rientriamo diversi, nel merito del discorso delle denunce. Hai ma fatto un'altra chiamata ad un consigliere dicendo boh, fa quel che te vuoi, però sappi che la mia giunta neanche a te l'andrà a denunciarti se non tiriamo via Volantini. Allora... E noi altri siamo fatti. E non tira via Volantini. Guardami qua. E non tira via Volantini. Guardami qui. Adesso ho letto tira via. E quel che te pubblica a casa l'ha letto tira via. Quello che hai postato, dove hai postato un volantino anonimo. No, adesso se mi viene a parlare... L'ha letto tira via quel. No. E allora ognuno decide... parlare adesso della seconda cosa. Allora, la seconda allora, cosa, e ognuno chiudo, decide... Parmi un sindaco, non la mia, da chiamare o interpellare delle persone che fa opposizione dicendo, sta attento quel che te fai perché ti denuncio. Ah no, punto. Ma guarda che sembra sempre Ciammano e altri, ti rimandi la vittoria, e anche con Paolo quando l'era qua a sentà. Ma che ne ha fatti dei discorsi, ma cosa ho sito? Cioè, su una frase, una telefonata, ti hai fatto una campagna elettorale, denigratoria, e che il sindaco chiama, che denuncia, il terrore, ti hai fatto apparire come Putin adesso, no? Il terrore che viaggia, adesso mi mandi i carro armati. Ma sii più fine nei discorsi. Sei una persona un po' che te sei come il vin quando sta nella botte, ma le gasà. A un certo punto, 5 anni a casa, hai macinato tante cose nella tua testa e adesso vorresti far esplodere tutto, no? Quindi viene fuori tutto quello che hai dentro, che era un po' di cattiveria nei miei confronti, un po' di invidia, diciamo, no? E quindi alla fine tu avresti sempre voluto essere seduto qua, solo che ti sei seduto qui come vice anni fa e siete andati a casa dopo 9 mesi. Questa è la realtà dei fatti. Non puoi pensare che facendo la guerra a me ritorni seduto qua, perché in questo modo te perdi anche che due consensi che te è, perché continui a macinare quelle due cose continuamente, capisci? Questo è il mio suggerimento, ma è un suggerimento, dopo te fai quello che vuoi, sei grande e maggiorenne, tu sei sparito per 5 anni, dirti, si resta a casa, qua che era Marconcini, vedo che te lo lasci parlare tantissimo. Adesso sei il capo dell'opposizione, tutta l'opposizione contro il cattivo sindaco Putin, no? Che manda i carro armati contro di noi altri. 2 telefonate ti ricevo, questa è un'altra. Dimmi le altre, dai, no, perché te ne avevi decine. Questa la sapevo, ve l'ho detta io. Dimmi quelle altre, dai. Posso dirti che non ho cattiveria. Dimmene un'altra, dai. Posso parlare? Posso dirti che non ho assolutamente... Il discorso che dici te è il senso di cattiveria o di colpire... Ma no, ti vai solo sul personale. Vai sul personale con lei, con me, con il vice sindaco, con tutti quelli che puoi tirare in ballo, e te fai i volantini ogni domenica, perché secondo la tua mentalità fare un volantino su un argomento nuovo ogni domenica porta un beneficio. Quindi non so bisogna che fermo quel che ti dirti. Ma no, fai quello che vuoi. Quello allora, che devi, Flavio, te l'hai fatta anche a te l'opposizione quando ma non fatta così mai. Ah, cioè, non te l'hai mia fatta così mai. Ma no, io l'ho fatta con la Vittoria che è lì seduta. Sì, E se confrontavene. Sì. Insomma, Vittoria Fasene, e se non a un livello così basso, allora non credo. Bisogna dai, che te mi certo insegni punto. Perché non altri diamo un livello basso. Perché continui a macinare delle cose da tempo? Capito? Perché da dare estate, la possibilità alla gente, ai consiglieri, ma quanto voti hai preso alle ultime elezioni? Con questo sistema, quanti ne hai presi? Quanti ne avete presi? E te lo dico io, meno di Marco, che è qui vicino a me, come preferenze, dove gli ha scritto il nome e il cognome, Marco. E allora? Ha preso più voti di voi, sì, e non ne ha fatto volantini, e non mi andai in giro a dire, i miei telefoni, i miei minacce, i fai, le telefonate che tu hai portato in giro tutta quest'estate, sono quelle due lì? Che appena detto, beh, e che alla fine non roba. Mi sembra che siano cose tanto... No, solamente ma cos'è? Ma scusa, niente. Ma scusa, te c'è un volantino e te l'hai messo nella tua bacheca, anonimo. Fate una domanda, ti mi hai fatto incazzare quella sera lì, perché io i volantini anonimi non li ho mai propagandati, non li ho mai portati in giro. Ti te vai a metterli in Facebook, ma ti sembra aver fatto una bella cosa? E ti pare di aver fatto una bella cosa? A telefonarti, certo, perché ti consideravo un amico. Tiro via perché... Vabbè. Ti consideravo un amico, non sapeva mica che te sei così infervorito. Ma cosa vuol dire essere un amico, far quel che te vuol dire? Ma no, ma non ti... Allora,
divulgare un volantino anonimo. Flavio, è grave. Ti dico una cosa, io non ce l'ho con te. Ma lo sai che è grave il volantino anonimo? Non ce l'ho con te personalmente, non ce l'ho con te personalmente. Ma no, molto personalmente. Ma lei molto personalmente è quello che hai contro di me e te lo esasperi continuamente. Ma ti dico, è un po' di invidia e non può volte sentarte qua. Vabbè, aspetta un attimo, qualche anno te sentare qua. Però non c'è bisogno di sta cattiveria personale, hai capito? Io non ti ho più chiamato da allora. Tu hai chiamato me qualche volta, giusto? Però io non ti ho più chiamato e non ti sei mai domandato il perché. Ma non è mia cattiveria personale. Ti ho mai domandato il perché? No, perché secondo te la politica è una cosa e le robe personali un'altra. E invece no, caro mio, è la stessa cosa. Tu sei seduto lì e io qua e quando mi attacchi sul personale o attacchi qualcun altro... ti becchi le bastonate in testa sono e mi sono contento, anche a me. Sono contento perché faccio da tanti anni politica come l'hai fatto tu. Sì, non ho nessun... No, come l'ho fatta a me. L'hai fatto un po' a un livello diverso, dai. Non ho nessuna... Cioè, non è che goia di sentarmi lì. Ma che? Te devi intimato? Go solo io. Deve rinunciare alle elezioni, deve fare sindaco, il vice, deve rifarti una vita politica, che è cosa che ti ha abbandonato sempre. Non ho le ambizioni come potresti avere. Ma io le ho le ambizioni, ma in politica che vuole ambizioni, Emanuele, ci vogliono le ambizioni. Io discerno la politica, tutta la gente che io qua. Discerno con le mie ambizioni. Non sono ambizioso, perché Marconcini non è ambizioso. Non sono iscritto a nessun partito e non ho nessuna ambizione, basta. Ma allora fa meno di far politica, basta. Se non sei un ambizioso, di fare politica. No, sai perché faccio politica? No. Perché mi piaceria che questo atteggiamento che avete voi, no? Sì. Nel dire se non la pensi come ma me. Ma no, ma lascia perdere che discorso lì, sono sempre Putin allora, va bene. Ma tu hai cambiato 10.000 posti, no, qua dentro. Perché te sei risenta lì quando qua era Olivieri, giusto? Sì. Io ho cambiato due partiti. Forza Italia, di cui era 5 anni. Allora, non sta bene a dirmi a me che ti ha cambiato 1.000 posti. Guarda che mi non sono mai andato in maggioranza e sono andato con le minoranze dopo. Fai una tua analisi. Ma io l'ho fatta, te la so io a farla. Allora, che da Forza Italia, sono passato nella Lega. Sì. Che te me l'hai fatta pesare, no, il Volta Capana. Te l'ho fatta pesare. Beh, insomma, ti ho fatto un volantino anonimo. Quanto ti fai pesare, tia, a me sta roba qua? Cioè? È politica questa, Flavio. No, questa è... bassa leva, cattiveria. Quindi io sarei cattivo. Abbastanza. Ok. Dentro anche. Tu invece, invece tu quello che facevi quando eri all'opposizione, no. Ti te sei mia cattivo. Ma no, non è... cioè, forse non ci stiamo capendo. Prego, Vittoria. No, a parlare il suo avvocato. Allora, sei sicuro, Mirko? Devi dire qualcosa? No, io vorrei riportare tutti nell'albio. Andiamo sul pezzo. Allora, Insomma, vaga in cattiva, allora te l'ho ascoltato un'ora prima. Allora, no. Cioè, adesso va bene tutto, però. Posso dire? Uno sfogo posso averlo anch'io. Tu l'hai avuto nei confronti del tuo candidato sindaco. Però, allora, ovviamente io non farei... No, perché è tutta estate che va e va a dire questa roba. Allora, io tutta questo estate, anonimo non lo so, ho visto i dati, sono girati, io non li ho diffusi, li ho ignorati, perché secondo me tutto quello che è anonimo non va neanche così. Ecco, possiamo ripetere questo discorso qua, Vittorio, scusami. Tutto quello che è anonimo... Non lo prendo in considerazione. Quindi tu non ti sogneresti mai di postarli? Ma stiamo scherzando? Ma io non lo faccio manco volantino nome, io ci metto sempre la faccia su quello che faccio. Lì invece ha messo la faccia qualcun altro ha messo la faccia e mi lo posto. Il computer, ok, però cioè, adesso... Zada, scusami, Flavio, mi sembra una roba... Ascolta, vabbè. Flavio, quando io ho amministrato per 10 anni, ti ricordi? Io ero anche l'opposizione tua. Insieme all'opposizione, abbiamo imparato insieme a leggere i bilanci comunali, ci siamo sempre rispettati, vero? Ok. Allora, però io ricordo che ci seppellivano io li ho tutti quanti, tutti i volantini, io li ho tutti scannerizzati, ce li ho, ci chiamavano la lista fai da te per 10 anni, ci hanno detto di tutti i colori. Quando io facevo il carnevale, prima di fare il carnevale, mi hanno detto delle cose personali, volantini anonimi, come quelle... Però, sempre quel mestiere. Siccome sei, allora, ti ho detto, noi dobbiamo, proprio perché sei maggioranza, più ancora della minoranza, bisogna avere comunque
capisco che ogni tanto uno, però bisogna avere la razionalità, la pazienza di, non possiamo farci la guerra su ogni documento e sforare e fare 3 ore di polemica, perché dobbiamo rispondere sul pezzo. Allora, io ti ho fatto una domanda. Allora, non è che ti ho minacciato. No, ma io stavamo parlando io e te, scusami. Allora, adesso possiamo tornare indietro un attimo? Sì. Si è alzato un signore lì, consigliere, ha incominciato a fare le sue obiezioni, è venuto dietro di te, l'ha fatto un po' de show, che si è visto anche la canottiera dentro le braghe, no? E dopo alla fine si è riseduto facendo finta di niente. Non funziona così. Bisogna avere rispetto di chi parla. Io vi ho sempre... Perché te alzate e vieni fuori... Ma sì, ma... No, vabbè, ma... Ma cosa... Ma è un'offesa. Ma è un'offesa. Ma dai, è una battuta, non è mia un'offesa, Emanuele. Ma ti offendi per sta roba qua? Ma ti offendi tu perché ti ho detto così? No, ma ti offendi tu perché ti ho detto che si è visto la canottiera? Ma no, ma è un'offesa. Non mi ha detto che te sin da fora, Flavio, con le robe che balava, Flavio, era. Dai, in nome. Ma di sì, vabbè, ho detto, però hai disturbato, perché stavamo parlando io e lei, interloquendo io e lei. Allora. E tu ti sei alzato e col tuo modo di fare hai preso la parola e ci hai interrotto, tanto che te parlavi adesso e te portavi l'argomento su un'altra cosa. Adesso la vittoria riprende da dove ce l'avamo lasciati. Allora, un invito. Noi non dobbiamo mettere niente sul personale, da parte mia non ci sarà mai. Beh, allora girati verso i tuoi consiglieri di opposizione. Tutte le domeniche sul personale, allora, tutte le domeniche. Ok, va bene, però anche questa, anche l'ultima. Sia la minoranza che la maggioranza, sempre, anche, sempre. Vedi Flavio, posso dirti, proprio in quanto maggioranza, non dobbiamo umiliare la minoranza. Vabbè, anche no, anche a partire anche, adesso. Ma scusa un attimo, ma scusa un attimo. Perché io l'ho capito. Ma scusa un attimo, dai. Ho capito, però. No, guardate bene, no. Perché? Si vede ancora. Ma dai, adesso non. Ma non dobbiamo fare queste cose qua, se no sembriamo di stare all'asilo infantile, dai, andiamo, facciamo un po' le persone mature. No, ma non ho mica capito dove vuoi arrivare. No, Vittorio. Io voglio arrivare che se. Quando io ho detto che non partecipo alla votazione, tu mi hai detto che c'è qualcuno dietro di me. Ti assicuro che quello che io ho scritto sull'accesso tramite password da remoto è frutto della mia... Beh, ma io non ho messo in dubbio questo. Ho detto che c'è qualcun altro che dice però, la stessa cosa. Ma quello che io voglio dire... Che non c'entra niente, ma non c'entra niente con te. Ho detto, hai usato le stesse parole, però non sei te. È un altro che... Era del tuo gruppo, ma non può essere nominato. Solo la Giada l'ha nominato, io non posso nominarlo. Flavio, l'innominato, chiamiamolo così. Allora, io sono stata così corretta che ho detto che già... Sì, ma non mi è piaciuto l'ultimo passaggio che hai dato là, Emanuele, che è ancora dietro di te, ma di dire allora, le denunce. Allora, eccolo qua. Sai cos'è? No, ma le ancora... Io voglio solo dirti questo, Flavio. Guardiamoci. Allora, io rispetto te, tu rispetti me, però... Se tu non rispondi a una richiesta che io ti denuncio. Ma no, io non ti ho detto. Ti ho detto che ci stiamo lavorando. Vi ho detto che faremo le cose. No, ma non posso accettare la non trasparenza, perché secondo me la trasparenza c'è. Allora, hai capito? Anche adesso allora, me l'ha detto la segretaria. Ascoltami Flavio. Ad ogni reazione c'è, ad ogni azione c'è una reazione. Sì. Se allora bisogna avere anche un po' di capacità, nel senso anche umiltà, nel senso di dire guarda Vittoria te che, oppure guarda a questo gruppo, sì. Che loro l'hanno fatta, io sì, non l'ho, sì, non sì, l'ho l'hanno fatta loro, sì. Dice io sono in questo momento in difficoltà perché siamo in consiglio nel nostro municipio, in comune abbiamo delle difficoltà ad attivarci per rispondere a quelle linee programmatiche che abbiamo scritto noi. Allora se tu mi dici io ho bisogno di tempo,
io ti dico, cioè non lo so, dovevamo fare tutto il giorno dopo, cioè dove ne far dopo, no, appena no, inizia la guerra dove ne far la mozione, sì, subito, se no non vale più, non vale più, ma Flavio, no, è tutto subito dagli altri, ma non subito, ti sto dicendo. Vabbè, io ti ho detto lo facciamo, l'abbiamo è nel nostro programma, figurati se non vogliamo farlo. Ok, ma allora tu non puoi non rispondere, mi dici, rispondi. Ma porca miseria, segretario, le dica perché non abbiamo risposto, dai, perché insomma. Ma basta motivare. Un attimo, Vittoria. Ma è quattro adesso mesi te lo per sta documentarsi. Adesso te lo sta dicendo. No, la risposta è stata già predisposta, è solo che, come diceva il sindaco, siccome si sta ragionando su un po' su discorso sul prosieguo tecnico, allora volevamo farla completa. Ecco, anche non è una mancanza di però cioè, voi avete diritto di diciamo di accettare, stiamo dicendo, ve l'ho detto anche prima, però vi ho detto ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando e stiamo portando col discorso digitale ad avere sempre, ripetiamo ancora gli stessi discorsi, ad avere una maggiore influenza anche per quanto riguarda il discorso informatico, la digitalizzazione, se sarà portata avanti nel giusto modo, probabilmente ci sarà anche ripagata con un po' di PNRR. Abbiamo detto prima, adesso a me dispiace ripetere, abbiamo 20 punti all'ordine del giorno, se ripetiamo ogni volta due o tre volte i punti, ragazzi, se catema 4 credo mattina, però avanti No, semplicemente bastava dire ci stiamo attrezzando, portate un po' di pazienza. Guarda, adesso io interpello solo Marconcini per questo, ho detto così o no, Mirko? Consigliere Marconcini, allora sì, sono cose spiacevoli accadute e mi auguro che non si ripetano più. Sono stati degli episodi che per quello che mi riguarda hanno interrotto, visto che stendiamo delle confessioni stasera, hanno interrotto un possibile dialogo e confronto, diciamo, politico con l'attuale sindaco, perché di fatto dopo quella telefonata che ci siamo fatti appunto nel 2019, credo giù di là, insomma è evidente che i rapporti non siano più stati magari lineari come prima, ma insomma, perché prima che rapporti che bene? No, insomma, no, io non ho mai avuto rapporti con te, sinceramente. Un minimo di confronto c'è sempre stato. Ma è che sta anche dopo il minimo, cioè guarda, sì, che tra me e diciamo te c'è sempre minimo, stato un minimo minimo. Sì, sì. Okay. Cioè, ma mai ste amici, no, come Mico Emanuele? Assolutamente, non voglio dire questo nel rispetto delle amicizie che ci sono tra siamo le parti. Conoscenti. Ci mancherebbe, esattamente. Però è evidente che si è creata una situazione, è stato un episodio molto spiacevole e anche molto grave, perché nel momento in cui viene di politica è tutto bianco e a fiorellini, dai, insomma. Nel momento in cui viene messo in piazza un volantino, che ricordiamolo, non è che raccontasse cose non vere, raccontava quello che era accaduto, c'era una delibera. Allora cosa avevi da temere? Che l'hai ritirato? Non avevo niente da temere, se non... sì. Abbiamo fatto un giorno al telefono, sindaco, praticamente tra una telefonata e l'altra, non 5 minuti. Se non il fatto di preservare il minimo di rapporto che c'era, effettivamente. Ma se ti dico che l'abbiamo distrutto? Non è che si sia distrutto per quella situazione. Dicevo prima, è evidente che dopo quella situazione ci sia stato comunque un cambio dei rapporti. Insomma, se sei in via dirmi, prima andassene d'accordo, dopo quell'episodio non siamo più andati d'accordo, giusto? Però mi te dico, prima non siamo mai frequentati e dopo siamo tornati a frequentarsi da nuovo. Quindi per me poco è cambiato nei tuoi confronti. Con tutto il rispetto, Mirko, però ci conoscevamo prima poco e adesso ancora meno. Io ti ho solo chiesto in campagna elettorale, visto che eri della Lega, se volevi venire in lista con noi, come ho chiesto come mi hanno chiesto il PD e come si parlava con Paolo Andreoli. Però per Paolo Andreoli c'era un qualcosa di stonato, perché diceva: se tu sei Lega, io sono contro la Lega e ti farò la lista contro. Ecco com'è il discorso. Invece nel tuo caso è stato diverso, perché alla fine me lo spiegherai un giorno, però venivi sotto il gazebo della Lega, eravamo assieme, poi io ho capito che non volevi stare con noi perché abbiamo fatto una foto e mi ha detto: sono spettinato, non vengo. Vero?
Ecco. Però niente di particolare. Mi ha stupito il fatto che ti hai fatto una lista con te capolista, perché avevi già perso con me e ti volevo metterti in zucco un'altra volta, perdere ancora, per lasciare campo libero a Emanuele la prossima volta che si sente forte di fare il candidato. Però queste robe vostre. Consigliere Marconcini, no, allora sindaco, comunque... Ho fatto un'analisi politica veloce. Comunque vorrei emergesse una cosa. Allora, penso che sia insomma confermato da tutti che non sono state delle situazioni ideali quelle che sono accadute negli anni, ok? Quelle a cui faceva riferimento prima Emanuele, quella a cui ha fatto riferimento lei, sindaco. Due episodi. Sì, vabbè, abbiamo raccontato. Sì, per questi, me, io, okay? Per me io ho ragione, per me, per voi, voi avete sindaco, ragione per voi. Però, riprendo la parola, restiamo sulle stesse riprendo posizioni. La parola, consigliere Marconcini. Quello che voglio dire è questo. Occorre, per cortesia, uno, rispettare il punto di vista di tutti. Quindi noi dobbiamo rispettare la vostra e noi le vostre dichiarazione, come voi dovete rispettare la nostra. Questo sì. Non vuol dire stare zitti, perché sennò se stiamo zitti ti ho fatto parlare apposta. Quindi è evidente che nel momento in cui una persona si mette in gioco non può pensare solo di avere la moglie ubriaca, la botte piena e siamo tutti contenti, andiamo avanti sempre così, perché tanto va sempre tutto bene. È evidente che dall'altra parte ci deve essere naturalmente un punto di vista differente, così come nel momento in cui voi andate a commentare quelle che sono le nostre uscite, noi non è che pensiamo che possiamo pensare che voi non serviate niente o alcuna parola riguardo a quello che è il nostro punto di vista. Quindi è evidente che ci sia questa fase di confronto, talvolta anche parecchio acceso, però bisogna accettarlo, perché questo credo che sia il gioco delle parti. Lei l'ha vissuto anni or sono da questa parte, anzi precisamente di là, noi le stiamo vivendo adesso, per cui se non ci fosse l'opposizione... No, ti eri su che... anche negli altri 5 anni comunque, sì. Sempre lì. Sì, sì. No, boh, dai, gli diese alla fine. Beh, io sono no, fiero... No, sì, contento. Sono fiero del mio secondo posto. 8 anni. Sindaco, io... Ma sono via a parlare sindaco, con lui. Ma sì, tu l'angioletto, il diavoletto del Drio alla gente, ti lascialo parlare un attimo. Cioè, ma che tu da intrometterti su ogni discorso di ogni singolo? E via a parlare, Marconcini è la prima volta che parla stasera, scusa. Lascialo parlare. Prego, Marconcini. Consigliere Marconcini, allora intanto io non mi vergogno affatto del mio secondo posto o del mio terzo posto. No, ma no, ho detto che ti vergogni, ho detto contento ti, contento se il sindaco, se per cortesia mi lascia parlare. Sì, no, te mi metti delle parole in bocca, non ti ho detto così, non no, ti ho detto vergogna. Io sono qui da 10 anni, a parte no, che ho sono detto, sei. Io ne ho fatti 8. Io ne ho fatti 6 con questo. Allora? Se cambia. Sì. E ne farò anche a 15 se sarà il caso. Qual è il problema? Per me è importante mettersi in gioco, è importante dire la propria. Bene, l'importante è questo consiglio comunale. Partecipare. Ok? Se ho sufficienti capacità e bravura altrettanta per ad arrivare lì, bene. Se no, questo è il mio posto. Io potevo benissimo non essere neanche quindi qui. Quindi ti candidi anche la terza volta? Ma sindaco. No, era uno scoop questo. Sindaco, quello che voglio dire è che bisogna avere rispetto dei ruoli, ciascuno per quelli che ricopre, per cui insomma io penso che sia giusto e sia opportuno che ci siano punti di vista differenti, dopodiché insomma se i suoi modi sono questi, insomma sarà far suo, ecco, va bene? Cioè fa suo mio dito, mi dai del tuo o del lei? Ah, mi hai sempre dato del lei anche sotto i gazebo della Lega? Ah no, lei era in entrambi i leghisti. In consiglio del lei mi dai, e fuori del tu. Sindaco. No, scusa, dai. No, riprendo giusto... la parola, consigliere Marconcini. Io do del lei in consiglio a lei, all'assessore, al consigliere, perché credo che dall'altra parte della persona con cui sto parlando ci siano 100.000 elettori, ok? Quindi il motivo per cui io do del lei è questo, non è per altri motivi. Ah, no. Per me è questo, per ma me è giusto così. Guarda, dopodiché Mirko, io, è giusto io chiarirsi. Ero, mi lasci, va benissimo. Mi lasci concludere. No. Io ero sotto i gazebi della Lega perché c'erano i gazebi della Lega, non della lista Pasini. Quando mi è stato chiesto da parte sua, ti andrebbe di entrare a far parte della mia squadra, o, insomma più o meno l'andà cosita, quello che ho detto io è stato no, ma un no fermo,
Ma perché? Perché io mi sono presentato a Nogara non come la Lega, punto. Mi sono presentato a Nogara come Marconcini Mirko, questo 6 anni fa, nel 2010, nel 2011, quando ho avuto l'occasione di candidarmi. Per cui, per quello che mi riguarda, i miei elettori sono i nogaresi che a volte sposano il progetto della Lega, a volte no. Sono contento e fiero di quello che ho fatto con la Lega negli anni che sono passati, lo rifarei ancora 100 volte. Nel momento in cui lei, assieme alla Lega, avete fatto una scelta diversa, questa è una cosa legittima, democratica, e non vedo quale sia il problema. Dopodiché, insomma, io devo rispondere al mio elettorato, non devo rispondere per forza solo a un partito politico. Questo è il mio punto di vista. Mi pare di essere stato coerente con quelle che sono state le mie idee e quello che è stato il mio percorso negli anni. Non ho detto accetto l'ingresso in un gruppo di maggioranza perché non mi sembrava il caso di seguire, diciamo, in maniera obbligata un partito politico, ma ho scelto di seguire i miei 664 elettori o giù di lì. E questo è quello che intendo fare, cioè proseguire in questo senso, perché per me è importante anche essere qui alle 22.04 del 28 febbraio a discutere, seppur in minoranza, sesto anno di minoranza. No, no, ma questo ti fa onore? Scherzi? No, no, ma guarda che forse non ci siamo capiti per il verso giusto. Va benissimo che sei seduto lì a fare minoranza, a me va benissimo. Ma hai finito anche Vittoria, votiamo, allora... Non partecipi, beh, ti astieni. Non partecipi, non partecipi, cosa vuol dire? Io non partecipo, chiedo gentilmente alla segretaria di scrivere che io... No, 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 tu hai, sei intervenuta, quindi partecipi, al limite ti astieni. No, no, beh, scusa, ma allora esci. Io l'ho detto. Esci fisicamente, non è che poi... Io non esco, io so che la segretaria scrive che io non partecipo alla votazione, perché non potete, io non devo andare fuori. Anche in collegio docenti, quando io non partecipavo, stavo lì e il segretario scriveva... Non partecipa alla votazione. Ah, questo adesso vuoi... hai partecipato a un dibattito? Io ho partecipato e ho detto subito che l'ho detto che io... Ha influenzato magari il voto di qualcuno e poi ti sei... non è galatea istituzionale, Vittoria, scusa un attimo. Tu lanci il sasso e tiri via la mano. Tu hai lanciato il sasso e hai tirato via la mano. Non ho tirato via la mano, ho detto non partecipo perché mi sembra assurdo parlare ancora di questo argomento che non riusciamo a risolvere, perché quando qualcuno passa col rosso, il vigile va e gli fa la multa. Io non posso, non ho l'autorità di dire al sindaco o alla segretaria o al responsabile dell'amministrazione trasparente, l'amministrazione deve essere la casa di vetro, io non posso dire al sindaco quello che deve fare, il sindaco lo sa già. Ecco perché io non partecipo, non per cattiveria, perché non sono io l'organo. Sì, bene, è come ti astenessi, dai, vabbè, dai. Vabbè, dai, ti mettiamo, vedete come te vuoi. Vabbè. Allora, favorevoli, alzate di mano. Alla mozione, sì. 3. Contrari. Il resto. Astenuti. Io non partecipo astenuti, alla votazione, per gentilezza scrivere che non partecipo alla votazione. Astenuti? Nessuno.